Ciao ragazzi, sono Sette e bentornati finalmente a un nuovo video sui leaks di Game of Thrones. Io, insieme alla mia pettinatura da Fonzie e il mio maglione di Natale, adesso commenteremo ciò che questo presunto produttore di HBO ubriaco ha, insomma, dichiarato a questo presunto utente di Reddit che ha postato, queste dichiarazioni. Tuttavia, a differenza delle pagine che abbiamo mostrato nel precedente video, queste dichiarazioni non possono essere, diciamo, definite autentiche al 100%, in quanto potrebbero essere tranquillamente artefatti di qualcun altro o comunque, insomma, di appunto di questo presunto utente di Reddit che ha postato appunto sulla pagina del Free Folk, queste appunto dichiarazioni. Quindi adesso io mi limiterò a leggerle e a commentarle per vedere se hanno qualche consonanza con le pagine che abbiamo trattato nel video scorso. E per favore lasciatemi un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché stiamo crescendo, siamo tanti, siamo grandi e di questo vi voglio assolutamente ringraziare. Vi ringrazio tantissimo. Questo utente introduce il post dicendo il fatto che è amico con questo produttore di HBO e che mentre stavano bevendo, parlando appunto della trama dell'ultima stagione, ha lasciato intravedere qualcosina, qualche frase. Ora, io non so come HBO, diciamo, tratta i suoi produttori, però se scoprissero che come qualcuno giustamente commentava nello scorso video, se qualcuno dei suoi produttori avesse commentato alcuni tratti dell'ultima stagione di Game of Thrones, l'avrebbe licenziato in tronco e l'avrebbe anche scoiato vivo tipo Ramsay Bolton, non so voi. Purtroppo, non essendo un utente di Reddit, mi è risultato molto difficile trovare la risorsa da quale appunto risalivano questi presunti leaks. Quindi ho dovuto andare a cercare nella rete e ho trovato il canale di Talking Thrones, in cui ovviamente in inglese tratta anche lui delle quattro pagine di queste presunte dichiarazioni. Quindi se avete voglia di leggere, cioè io le sto leggendo in ordine, di leggere appunto queste dichiarazioni, adesso il canale di Talking Thrones che le mostra anche lui. Comunque, tale utente dice che Cersei abortirà, mentre Daenerys no. Questo vuol dire che la nostra cara Dany è incinta di un pargolo di Jon. Quindi, vuol dire che alla fine potrebbe avere una regina, seguendo appunto i leaks delle pagine che abbiamo trattato, che potrebbe essere la figlia di Daenerys, potrebbe avere una figlia come potrebbe avere un figlio, non si sa, ma comunque inizia così. E inoltre Cersei abortirà il figlio di Jaime, che ha un suo perché nel fatto perché, siccome Jaime appunto l'ha abbandonata, Cersei, diciamo, come dire, ha senso che abortisca, perché appunto lo odia. Vabbè, ovviamente ci sono delle cazzate, per esempio, Jon, cioè questo produttore dice che Jon cavalcherà tre draghi, e l'utente, giustamente interrogandosi sul fatto di quali fossero questi draghi, fa se lui se il produttore scoppia a ridere e dice che sono Rhaegal, Drogon e Daenerys. Nel senso, sì, si inchiappetta Daenerys. Poi c'è questa dichiarazione che mi ha fatto un po' pensare, cioè il fatto che Jon, cioè, uccide effettivamente il Re della Notte e vi è una supposta onda d'urto oppure shockwave, letteralmente proprio onda di fulmine, cioè nel senso un'onda che devasta tutti quanti i non morti, cioè se il Re della Notte muore, tutti i morti moriranno insieme a lui. Che potrebbe avere senso. Ma questa shockwave proprio non riesco a immaginarmela. Approdo del re verrà quasi distrutta dall'alto fuoco e dal fuoco blu di un drago. Questo invece potrebbe avere senso, in quanto sappiamo dalle leaks delle pagine che Approdo del re presumibilmente verrà attaccata nelle fasi finali appunto dell'ottava stagione. Quindi è coerente il fatto che vi sia una notevole quantità di alto fuoco, ma del fuoco blu del drago vuol dire che Viserion è ancora vivo, oppure un altro drago è stato tramutato in un drago estraneo, non saprei. Poi mette strane, diciamo, dichiarazioni sul fatto che vi sarà un grande inseguimento per le vie d'Approdo del Re che coinvolgerà Jon, Daenerys, Arya e Tyrion. Non capisco come questi quattro personaggi potrebbero inseguire, non specifica neanche chi potrebbero inseguire o chi è inseguito e non saprei. Qui invece abbiamo la conferma che il povero Jaime crepa, in quanto viene dichiarato che Jaime è effettivamente colui che ucciderà Cersei e sarà la montagna a vendicare la povera regina, quindi la montagna ucciderà Jaime e il mastino insieme a Brienne uccideranno insieme la montagna, che è qualcosa di molto epico, devo dire la verità, e mi piacerebbe in effetti vedere Brienne e il mastino contro la montagna. Però il fatto che Jaime uccide così Cersei, beh, ha un suo senso in effetti, perché se diventa pazza e vuole coprire tutta Approdo del Re con l'alto fuoco, ha un suo senso, ma non lo so se Jaime riesca ad avere effettivamente il coraggio di uccidere la sorella, non lo so.
questa è la dichiarazione che in realtà mi sconvolge un pochino, cioè il fatto che la battaglia finale contro il Re della Notte, uno contro uno contro Jon, cioè in effetti vi sarà un duello tra il Night King e Jon, avrà luogo solo dopo A Prova del Re, quindi dopo l'episodio 5, cioè nell'episodio finale, che ha un suo senso, ma mentre Daenerys sta dando alla luce il bambino barra bambina. E viene specificato il fatto che l'ottava stagione si terrà nel corso di un anno all'interno dell'universo di Game of Thrones, quindi vi sono dei salti temporali notevoli, poiché appunto vi sono delle battaglie su battaglie, ma che tengono corso di un anno, quindi i non morti avranno tutto il tempo per devastare Westeros. Ma ciò che mi fa pensare è il fatto che si è rivelato solo alla fine, cioè solamente alla fine, che Daenerys dia alla luce appunto il suo bambino. Questo vuol dire che Daenerys sopravviverà effettivamente per tutta la stagione, poi presumibilmente potrebbe anche morire il parto, ma qui non viene specificato. Niente, il nostro caro produttore di HBO si ferma qui nel parlare di tali leaks. Sono solo dei frammenti, alcuni totalmente delle cazzate, lo ammetto, ma altri potrebbero avere delle suggestive teorie, in quanto abbiamo visto appunto nelle leaks delle pagine famose che in effetti vi sarà appunto l'invasione di A Prova del Re da parte dei non morti, e il fatto che il Night King combatta contro Jon nell'episodio finale ha senso. Magari Jamie, ma in realtà Jon verrà liberato appunto se Jamie muore, verrà liberato e affronterà un uno contro uno il Night King, che è una cosa abbastanza epica, devo dire la verità, con tutta l'onda d'urto, ma questa onda d'urto appunto che distrugge tutti i morti. Cioè, ha senso, perché il Night King è effettivamente il comandante dell'esercito dei non morti, ma insomma vorrei vedere questa shockwave come andrà a finire. Quindi sì, questi diciamo leaks sono in coerenza con le pagine che appunto questo utente ha postato, ma tenete presente ragazzi sempre di non prendere le mie parole come oro colato, potrebbero essere tranquillamente tutto un artefatto, l'utente potrebbe aver creato sia le pagine sia le dichiarazioni dell'utente, cioè del produttore di HBO ubriaco, quindi non prendete mai le mie parole come oro colato, sono solamente dei punti di vista della trama che potrebbero essere interessanti, poi ovviamente vedremo come andrà a finire solamente guardando effettivamente la stagione. Ma credo che questi leaks potrebbero essere in parte plausibili, in quanto non hanno l'assurdità della stagione di leaks che ho commentato, diciamo, sul mio canale. Se non l'avete ancora vista, tra l'altro andatela a vedere perché è spassosissima. E ha una sua coerenza tutta questa trama che si sta rivoltando attorno a queste quattro pagine. Non so cosa ne pensate voi, ovviamente specificate la vostra opinione nei commenti, perché voglio sapere la vostra appunto riguardo anche a queste dichiarazioni. Quindi ragazzi, aspetto un vostro commento riguardo a tutta questa questione delle quattro pagine. Io ripeto che potrebbero essere plausibili come potrebbero non esserlo, ma saranno solamente la stagione numero 8 a dirci se ciò è veritiero oppure no. Per il momento da 7 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!